Era il 2013, l'anno dell'inaugurazione della metropolitana di Brescia. Nel fine settimana, migliaia di cittadini avevano già provato il nuovissimo mezzo sotterraneo. Io e i miei amici ancora no. Non vedevamo l'ora. Ma il nostro primo viaggio si sarebbe rivelato un po' diverso da quello di tutti gli altri. Scusa, ci siamo persi, cercavamo... Non c'è niente da cercare qui. Oh, mi sa che qui si mette male. Scappiamo! Abbiamo bisogno d'aiuto. Abbiamo bisogno di capirci qualcosa. La città era solo un ammasso di ruderi. Come può una muffa essere così distruttiva? È una muffa sintetica, ecco come è stato possibile. All'inizio si pensava fosse solo una grande scoperta ecologica. Si dice sia partito tutto da un certo Raffaele Forza. Dobbiamo tornare indietro. Sì, ma nel 1981.